C'era una volta un topino che viveva in città e che un giorno decise di fare una gita in campagna. Era stufo della vita frenetica che faceva ogni giorno e voleva rilassarsi un po' tra i prati verdi e all'ombra di qualche grande albero. Dal topo di città e il topo di campagna di Esopo al topo Federico di Leo Lionni, tante le storie e avventure raccontate e interpretate nel corso dell'iniziativa Caltafiabetta Scalinate da Favola, evento che permette di stimolare la fantasia dei più piccoli e anche l'obiettivo di valorizzare angoli di città ed in particolare scalinate. Un pomeriggio dedicato ai bambini e bambine che hanno ascoltato nella scalinata di Piazza Mercato Grazia con grande attenzione i diversi narratori, tra loro anche il cantastore di Sutera, Nono Salamone. E abbiamo così pensato di organizzare una giornata dedicata alle favole e alle fiabe, una sorta di dono ai bambini di questa città, quindi è nato tutto come un sogno, un'iniziativa legata proprio al contributo nostro personale, come dicevo, su proposta di Vocigna. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, un gruppo di progetto e poi hanno aderito in tanti amici, tante persone che amano questa città, che amano incontrarsi, e quindi è stata alla fine per noi una giornata legata al sogno, alla fiaba e alla fantasia. La manifestazione promossa da Lega Ambiente in collaborazione con l'amministrazione comunale e altre realtà del territorio come scuole e associazioni è una piccola anteprima di un progetto più ampio da riproporre in città in un mese più caldo. Ovviamente le fiabe sono dedicate soprattutto a loro e l'obiettivo è quello di essere questa una tappa sperimentale che abbiamo la speranza in collaborazione con Lega Ambiente non solo di ripetere nella prossima primavera, che ci possa servire a contribuire a rendere il centro storico un momento di incontro, spazio di incontro per i piccoli e per i grandi. Tutto quanto le attività natalizie è stata centrata e organizzata per i bambini, soprattutto l'intento è quello di, ripeto, nella politica di rendere i quartieri e il centro storico soprattutto uno spazio da vivere e condividere, abbiamo intenzione ovviamente di rendere protagonisti i bambini su tutti quanti.